Noi, prima puntata. Le vite di Pietro e Rebecca. Tra le nuove fiction prossimamente in onda su Rai 1 c'è Noi, che vede come protagonista Lino Guanciale. Quest'ultima è il remake della serie statunitense This Is Us, che ha riscosso un grande successo anche in Italia e in Europa. Ecco di che cosa parla Noi e che cosa succede nella prima puntata. Noi, tratta da This Is Us, è stata registrata a partire da maggio dello scorso anno. Il protagonista Pietro è interpretato da Lino Guanciale, che ha dedicato svariati post su Instagram al suo personaggio. In particolar modo Lino ha ringraziato Pietro, dicendo di aver fatto un percorso bellissimo insieme al protagonista della fiction. Le riprese sono durate per 23 settimane e si sono svolte tra Roma, Napoli, Milano e Torino. Nel corso della prima puntata, il pubblico fa la conoscenza dei due protagonisti, Pietro e Rebecca. Si tratta di una giovane coppia molto innamorata, interpretata rispettivamente da Lino Guanciale e Aurora Rufino. I due vivono i momenti felici e le difficoltà, che sono tipici di tutte le famiglie, ma ovviamente devono fare i conti con la sfida che comporta crescere tre figli. Si tratta di Claudio, Caterina e Daniele, che lentamente stanno crescendo sotto gli occhi dei propri genitori e stanno cercando la loro strada per la felicità. Non mancano quindi momenti di sconforto, ma anche quelli di determinazione e ottimismo per cercare di ottenere ciò che più si desidera. La fiction però non si basa soltanto sul presente di Pietro e Rebecca, ma ci sono numerosi flashback e la storia si svolge in vari periodi temporali molto diversi tra loro. Viene raccontata anche l'Italia degli anni 80 e di tutti i periodi successivi e di come si sono evolute le persone e un intero paese. In particolar modo durante i vari salti temporali vengono messe in evidenza e raccontate le diverse epoche della vita di Pietro e Rebecca. Si parte dall'inizio degli anni 80, quando la coppia si conosce e si incontra per la prima volta. I due si innamorano e affrontano tutte le tappe tipiche di una relazione. La storia passa poi alla metà degli anni 80, quando Pietro e Rebecca iniziano a formare la loro famiglia e quest'ultima dà alla luce i loro figli. Si passa poi per tutte le fasi della crescita dei bambini, con tutte le difficoltà del caso e i momenti di disperazione e di felicità della coppia, che deve affrontare anche delle crisi e svariate litigi. Si arriva poi al 2022, quando Pietro e Rebecca iniziano a invecchiare, mentre i figli sono diventati adulti, hanno cercato di realizzare i loro desideri e ci sono in parte riusciti. Arriva quindi il loro turno per affrontare tutto ciò che i loro genitori hanno già vissuto, ossia trovare l'amore, formare una famiglia e realizzare tutti i propri obiettivi. In Noi viene messa in evidenza non soltanto la storia personale di Pietro e Rebecca, ma anche quella dell'Italia. Ci si concentra anche sull'evoluzione di un paese che in 40 anni attraversa tanti momenti difficili, ma anche di svolta, e che ovviamente cambia, insieme alla sua popolazione. La fiction vuole anche focalizzarsi sul fatto che delle piccole scelte possano influenzare la propria vita futura e che gli affetti solidi siano in grado di superare ogni distanza, ma anche il tempo e la morte. Voi che cosa ne pensate? Ritenete appassionante la trama di questa fiction, che riprende la trama di This Is Us, e pensate di seguirla? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!